Ci siamo, regia, si sente tutto? Come ti chiami tu? Costantino. E allora buongiorno, siamo con Costantino nel prestigioso stand della Honda al Moto Days 2014 di Roma. Buongiorno Costantino. Buongiorno. Buongiorno, vuoi illustrarci qualche anteprima o novità di questo stand qui di sabato del Moto Days, no? Sabato oggi è 8 marzo, giusto? Festa della donna, tra l'altro. Esatto, festa della donna. L'affluenza di ragazzi oggi sembra consistente. Io comincerei la carrellata sulle novità dalla nuova CB 650F. Benissimo. Ci avviciniamo. CB 650F, una nuova naked, motore a 4 cilindri da 650 cc, 87 cavalli, ABS di serie. È una moto che nasce per divertire ma al tempo stesso dare la massima facilità di guida. Il motore ha un'erogazione particolarmente fluida, comunque grintosa. L'impianto frenante è potente, con grossi freni a disco a margherita da 320 mm, sospensioni di ottimo livello, forcelloni in alluminio, strumentazione digitale. Quindi questa è un'anteprima di questo qui a Roma? Sì, la moto è stata presentata per la prima volta al Salone di Milano a novembre, come tutte le novità, è affiancata nella versione sportiva che si chiama CBR 650. Questa accanto? F, no, è da un'altra parte, nella sezione delle sportive. Qui a fianco vediamo la NC 750S. Se puoi parlare anche di prezzi, se puoi. Sì, beh, queste sono tutte moto che hanno un prezzo piuttosto vantaggioso. La NC 750S è disponibile in Italia solo con il famoso cambio a doppia frizione DCT, costa 7.490 euro, il prezzo del DCT incide per 1.000 euro sul prezzo finale. È una moto con un motore da 55 cavalli, il vano portacasco anteriore e consumi particolarmente contenuti pari a 28,9 km al litro. La gamma delle NC è composta anche dalla NC 750X, che è la versione crossover, e dall'Integra. Andrei quindi a vedere proprio l'Integra. Andiamo a vedere l'Integra. Vai, quella direzione. Attenzione al filo. Allora andiamo. Ah, diceva Costantino, oggi molta affluenza al Moto Days. Costantino, ieri com'è andata al Moto Days qui l'affluenza? Allora, al giovedì e venerdì... Ci sono stato, scusa se ti interrompo, c'era forse meno della metà. Il giovedì e venerdì sono sempre giorni, diciamo, per carburare. Il giovedì in particolare non c'è grande affluenza, il venerdì comincia ad arrivare il pubblico più folto, ma ovviamente il sabato e la domenica gli appassionati anche dalle altre regioni si organizzano con la macchina, col treno e quindi vengono al Moto Days. Oggi devo dire c'è una buona affluenza, il pienone è atteso anche per domani. Dai un colpo d'occhio, Tommaso, regia, prego. Vai, colpo d'occhio anche alla fiera, Tommaso. Allora, parlavamo di Integra 750. Come le altre moto della serie NC, la cilindrata cresce da 670 a 750 cc, la potenza sale a 55 cavalli, la coppia a 68 Nm. In particolare l'Integra è stato ritoccato anche a livello di ergonomia. La rozzezza è uno scooterone. Questo qui ha l'aspetto del maxi scooter, ma è a tutti gli effetti una moto, perché ha un motore con il cambio a 6 marce, cambio a doppia frizione, quindi gestito elettronicamente, ruote da 17 pollici, forcellone in alluminio, telaio in acciaio, trasmissione a catena, quindi a tutti gli effetti è in tutto e per tutto una moto. ABS di serie. Ma viene lanciata sul mercato per quale tipologia di settore? Cioè per la città, per un po' tutto? Noi lo abbiamo come segmento, è tra i maxi scooter. Maxi scooter. Perché l'aspetto è quello di un maxi scooter. Però poi sotto le carene c'è una motocicletta. E si può viaggiare quindi anche fuori città? Assolutamente sì, è una moto che fa più di 180 all'ora, con bauletto di serie, vano sottosella per un casco jet. Consumi bassissimi, prestazioni elevate. Quindi questo è un prodotto nuovo. Allora, l'Integra è nato ed è stato lanciato nel 2012,
dopo 2 anni di commercializzazione nella cilindrata 700 è stato ulteriormente sviluppato e adesso insieme alla versione Naked 750S e alla versione Crossover 750X ha diciamo migliorato e sviluppato ulteriormente la gamma delle moto. Prezzo, scusa, prezzo di questo maxi prezzo scooter? È 9.090 euro, più la messa su strada. Diciamo che nell'ambito dei maxi scooter costa 2.000 euro meno della concorrenza diretta, ma offre di più in termini di prestazioni ed equipaggiamento. Bene, allora vogliamo parlare di qualche altro modello anche da questo punto di vista? Ci proviamo? Andare a vedere la Maxi Enduro, il andiamo Cross Tourer 1200. Andiamo allora, seguici regia. Molta gente oggi, come potete vedere, confusione. Ecco qui la Maxi Enduro Cross Tourer. Maxi Enduro si chiama. Inquadriamola bene. Si chiama Cross Tourer, è l'unica nel suo segmento con motore 4 cilindri a V, 129 cavalli, 126 Nm di coppia, sospensioni regolabili, trasmissione a cardano, telaio in alluminio, tutto di serie, torque control che sarebbe un controllo di trazione evoluto che regola l'erogazione di coppia, nuove frecce a ritorno automatico, abbiamo parlato del telaio in alluminio, ovviamente anche il Cross Tourer è disponibile con il cambio a doppia frizione che rende la guida quindi questo raccoglie l'eredità della Transalp, potremmo dire? No, questo raccoglie l'eredità della Varadero, perché questo è un 1200, la Varadero era 1000. Questo è un 1200, quanti cavalli ha? Molto potente? Ha 129 cavalli. 129. La velocità massima è di circa 230 km orari indicati, sono 210 km orari effettivi, autolimitati, altrimenti la moto faceva 250 e per una moto di questo segmento con questo tipo di aerodinamica è stato preferibile. Quindi è una moto potentissima. È una moto che nel suo segmento non è la più potente, però per il tipo di utilizzo che ne viene fatto garantisce una spinta, un'erogazione di potenza di coppia molto molto sostenuta fin dai regimi più bassi. Per quest'anno c'è questa nuova colorazione camouflage mimetica con l'accostamento al nero del telaio del motore, dei mozzi ruota, dei cerchi, che la rende particolarmente accattivante. Alle nostre spalle c'è poi il Cross Runner, che è un'altra moto del segmento Adventure, anch'essa con motore V4 però di 800 cc, distribuzione VTEC. Vuol dire che fino a circa 6500 giri funziona a 2 valvole per cilindro. Oltre a questo regime comincia a funzionare a 4 valvole per cilindro con un allungo fino a oltre 12.000 giri. 101 cavalli, ABS combinato di serie, ruote di 17 pollici. È una bellissima moto da strada con un'impostazione di guida da crossover, quindi molto facile da guidare, molto pratica, ma che quando sfodera gli artigli eroga tutta la sua grinta e brillantezza. Benissimo. Nella famiglia degli scooter non possiamo non citare la celebre gamma SH, ecco, composta dagli SH 125 e 150 ABS. Un classico, no, della Honda. Sono la serie SH 125, 150 e 300. Da quanti anni è che viene prodotta l'SH? Quest'anno l'SH compie 30 anni di storia. Dal primo SH50 con motore a 2 tempi ad oggi ha fatto tantissima strada, ha venduto milioni di unità. È uno scooter famosissimo, ne circolano tantissimi in tutte le nostre città, occupa stabilmente le prime 3 posizioni del mercato nelle vendite. Il 125 e il 150 hanno l'ABS di serie, il 300 ha l'ABS in opzione. Quest'anno abbiamo affiancato anche l'SH Mod, che è una versione con un sistema frenante dotato di ABS. Ecco regia, quello alle tue spalle, l'SH Mod. Esatto, solo 125, dotato di start and stop come il fratello ABS, cioè che si spegne praticamente al semaforo. Con lo start and stop lo scooter dopo 3 secondi fermo si spegne, lampeggia la spia che dice che il motorino è in stand by. Per ripartire non bisogna fare null'altro che accelerare e, come avviene con le automobili, il motorino riparte.
Quindi occhio anche per l'ambiente. Rimanendo in ambiente, avete qualcosa di elettrico, ecologico? No, perché Honda ha uno scooter elettrico che si chiama EV Nio, è venduto solo in Giappone con la formula del leasing, ma per l'Europa al momento la tecnologia del veicolo elettrico non è ancora matura e quindi Honda preferisce puntare sui motori tradizionali ma con un'efficienza dei consumi molto molto alta. Ad esempio l'SH Mode fa 50 km con un litro, l'Integra ne fa 28,9. Quindi basso consumo, attenzione agli scarichi. Il PCX e l'SH fanno 47 km con un litro, quindi una grossa attenzione ai consumi, perché per il momento si ritiene che il motore endotermico sia ancora quello che garantisce miglior rapporto prezzo-prestazioni e qualità. Anche perché appunto in Europa ancora deve prendere piede l'uso delle... Sì, mezzi elettronici. C'è un problema legato alla disponibilità e alla tecnologia delle batterie, perché al momento lo sviluppo della tecnologia delle batterie è talmente rapido che si rischia di fare prodotti che nascono con una tecnologia che al momento del lancio è obsoleta e vanno fuori mercato subito. Più che altro la batteria poi negli anni non garantisce le prestazioni che vengono via via superate dai modelli successivi. La gamma poi potremmo andare a vedere le super sportive dall'altra parte. Io direi di sì, così approfittiamo per riprendere anche un po' delle ragazze sempre bionde. La Honda forse c'ha, Costantino puoi confermarci che ha questa filosofia, no? Anche per le hostess sempre sul bionde. Ma in realtà no. In realtà abbiamo un'agenzia che ci spaccia le hostess. Sono tutte bionde però. Spesso sono bionde, ma se ci, avete, a vedere. Se ci avete fatto caso c'è anche una ragazza mora molto carina. Eh sì. Ci abbiamo fatto caso su queste cose, purtroppo l'occhio subito viene attratto. Andiamo a riprendere le hostess e poi dicevi, Costantino, quale altra moto della Honda sempre? E poi andiamo a vedere le super sportive, in particolare il nuovo Fireblade SP nell'allestimento più corsaiolo. Ok, indugiamo qui, rallentiamo il passo. Eccole, HRC Honda Racing Corporation. Allora, il Fireblade SP è una versione speciale della Fireblade. Apriamo, scusa, una parentesi per tutti coloro che sono comunque meno acculturati e aggiornati in tema di corse, no? Perché comunque l'Honda è protagonista da sempre nelle moto, nelle corse. Come sono andati, diciamo, i risultati nel 2013 a livello di corse, MotoGP, Superbike e quant'altro? Beh, chiunque segua il moto mondiale conosce il fenomeno Marquez. Marc Marquez è veramente un pilota spettacolare, giovanissimo, molto aggressivo, con uno stile di guida incredibile. Campione spagnolo soprattutto, perché ormai è tutto un predominio spagnolo. Spagnolo come il collega Pedrosa, come l'avversario. Oggi abbiamo qui Checa, altro spagnolo. Sì. E appunto, ti prego, scusa Costantino. No, nelle corse, nel moto mondiale Honda domina con vittoria a ripetizione. Va un po' meno bene nel mondiale Superbike dove... Ray, no? Sì, Ray si dice Ray, in realtà Ray. Sì. E Ray e Aslam sono due piloti bravissimi e fortissimi. Nel mondiale Superbike ovviamente scontiamo il fatto che la Fireblade è veramente una Superbike, quindi derivata dalla produzione di serie, mentre molti avversari schierano di fatto dei prototipi, quindi, ad hoc, no? Quindi tradendo un pochino la filosofia della Superbike. E l'obiettivo è del nuovo regolamento imposto dalla Dorna è proprio quello di riportare la Superbike ad un livello veramente derivato dalla serie, e su questo devo dire che la Honda si trova d'accordo. Eticamente quindi, Costantino, tu enfatizzi l'etica Honda? No, diciamo che il rispetto delle regole è importante, certo. Perché altrimenti se si va fuori dal regolamento poi non c'è più certezza di che cosa anche poi lo spettatore va a vedere, no? Perché se quindi... sai che tutte le moto rispettano lo stesso regolamento, sai che la competizione ha un senso, è equa, altrimenti perde un po' di senso. Abbiamo un mostro qui davanti a noi, è la Fireblade, anzi sì, da quest'anno la Fireblade si sdoppia. Accanto alla versione standard c'è questa versione SP, che significa Sport Production. La moto ha una componentistica più pregiata, ci sono le sospensioni Ohlins, l'impianto frenante anteriore Brembo con pinze monoblocco, è stata ritoccata nel telaio. Nei pesi c'è un telaietto reggiselle alleggerito, un telaio irrigidito nella zona del pivot del forcellone, una posizione di guida modificata più caricata sull'anteriore. L'elettronica, vedo un bel
La Fireblade è rimasta volutamente praticamente quasi l'ultima supersportiva senza elettronica, non ha il controllo di trazione. Questo perché la Fireblade è sempre stata famosa, amata dal pubblico per essere la moto che permette nel modo più rapido possibile di avvicinarsi. Quindi è la più analogica tra le, possiamo definirla così. Il livello di elettronica è molto sofisticato, certo, perché l'iniezione elettronica con... Certo. Ma io intendevo il display del... Sì, ma quello è una strumentazione che non rappresenta... No, non è molto sofisticata, ma non rappresenta il livello dell'elettronica di bordo. È semplicemente un display che, anziché avere, certo, la lancetta, ha la tecnologia LCD. A livello di elettronica, dicevi, scusa se ti ho interrotto? A livello di elettronica non c'è il controllo di trazione, abbiamo la versione ABS, che in questo caso è un controllo di stabilità in realtà, ma volutamente su questa versione SP non c'è nemmeno l'ABS, perché la moto è volutamente libera da qualsiasi controllo, proprio perché il pilota più sportivo, quello che se la gode in pista, il protagonista, no? Ritiene sì di dover gestire la motocicletta secondo quanti le quanti cavalli sprigiona questa nuova versione. Ha 181 cavalli, 180. E 114 Nm di coppia. È più cattiva nell'allungo agli altri regimi. Velocità di punta? Ma sulle super sportive non si dichiara mai, ovviamente siamo prossimi ai 300 all'ora. Finché rimane sull'asfalto, diciamo. Ma sono moto in realtà molto stabili, alle alte, certo, velocità, certo, non sembra di andare a così forte. Io chiuderei il servizio, sì, ti ringraziamo, con la moto, prego, di Marquez, la moto della MotoGP. Andiamola a vedere. La prestigiosa moto Honda. La RC213V. RC213V. Eccola, potrebbe essere questa sulla destra, qui, scusate ragazzi, scusate un'inquadratura, questa? Sì, eccola qui. Prego Costantino. Ecco, il vostro operatore Tommaso sta inquadrando esattamente la moto che l'anno scorso ha corso in MotoGP con Marc Marquez. Come potete vedere, il livello di sofisticazione è portato all'estremo. È una moto da 280 cavalli che supera di slancio i 330 all'ora. Marc Marquez su questa moto fa dei numeri incredibili. Motore V4 da 1000 cc, impianto frenante con dischi in carbonio. Il motore V4 molto compatto, molto stretto. Da qui si può intravedere la frizione a secco. I controlli dell'elettronica sono tutti sul ponte di comando vicino alla strumentazione, ma devo dire che Marquez è uno della nuova generazione che si affida al controllo di trazione, ma ha un fantastico controllo della derapata. A fianco c'è a fianco ci sono le altre moto da corsa, in particolare al centro quella con la livrea HRC è la moto del team TT, con la coda rossa. Esatto, è la moto del team TT Legends, la superbike che corre nell'Endurance e che con John McGuinness vince ormai da qualche anno il Tourist Trophy dell'isola di Man. Il motivo per cui la Fireblade continua a vincere le corse stradali è proprio per la sua grandissimo equilibrio. Ci sono concorrenti più dotate in termini di prestazioni assolute, ma la Fireblade sulle corse stradali rimane imbattibile proprio per questo suo grandissimo equilibrio. Questa duttilità sulla strada, no? Esatto. Bene, allora chiudiamo con questi gioielli, ti ringraziamo, complimenti, quindi l'Honda protagonista al MotoDays 2014, grazie a Costantino della HRC. Prego, Costantino. No, magari fossi della HRC, sono anche Honda. Solo di Honda Italia. Solo grazie Honda Italia. Ai telespettatori. Solo, detto tra virgolette, vuoi per dire, insomma, un colosso delle moto. Ti ringraziamo. Buon divertimento, arrivederci. Grazie, ciao.